Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. Seduti. Eccellenza Reverendissima, Monsignor Domenico Cornacchia, reverendissimi confratelli nel sacerdozio, autorità civili e militari qui presenti, componenti il Comitato delle Feste Patronali in onore di San Michele Arcangelo, fedeli di Monte Sant'Angelo, i pellegrini qui convenuti. Il Signore ci concede anche quest'anno di rinnovare l'antico rito dell'offerta della cera e dei prodotti della terra al nostro celeste protettore nella vigilia della sua festività annuale tramite i rappresentanti ufficiali della città di Monte Sant'Angelo. Si tratta di una celebrazione molto particolare, coinvolgente e specialmente importante per quanto attiene le più care memorie di questa città. Stasera la città di Monte Sant'Angelo, qui rappresentata dalle sue più alte autorità civili, intende ancora una volta testimoniare che deve la sua nascita e il suo sviluppo e progresso proprio all'Arcangelo Michele, il quale, a seguito delle sue prodigiose apparizioni, volle rendere questo luogo precedentemente sconosciuto e inaccessibile casa di Dio e aperta a tutti gli uomini, a tutti i popoli. Quanta protezione, quante grazie hanno beneficiato i pellegrini e il popolo montanaro dal suo patrono. Per questo motivo, ieri come oggi, tutti noi riconosciamo ufficialmente una profonda gratitudine verso il nostro celeste protettore. La sua storia illustre le vicende umane belle e brutte, il popolo montanaro ha vissuto e continua a vivere insieme al suo arcangelo. Quante calamità naturali, quante tempeste, quanti momenti difficili, compreso anche questo attuale causato dalla pandemia e dalla prevaricazione di chi si crede più forte delle istituzioni. In questi oltre 15 secoli la vita del santuario e della città sono stati superati nel nome rassicurante di San Michele, il vincitore del maligno. Lui continua a guidarci alla vittoria del bene sul male. Il mio pensiero riconoscente va in questo momento alle generazioni di sacerdoti e religiosi che ressero il santuario, agli abitanti di Monte Sant'Angelo e ai fedeli devoti di San Michele, vivi e defunti, per i quali la cerimonia che ora si rinnova era, resta e sarà sempre l'annuale momento culminante e più sentito dell'espressione della devozione di tutti all'Arcangelo. Siamo in tanti a festeggiare il nostro celeste patrono e protettore, tutta la Chiesa lo invoca e a lui si affida. In modo particolare lo festeggiano la provincia ecclesiastica e civile di Foggia, la Polizia di Stato, la nostra città e la famiglia religiosa dei padri di San Michele Arcangelo. In questa grotta santa
la nostra comunità religiosa oggi, a nome di tutti i confratelli della congregazione di San Michele, ringrazia il Signore per il dono dell'approvazione canonica del nostro istituto, avvenuta proprio 100 anni fa, il 29 settembre 1921 a Cracovia. Supplichiamo San Michele perché continui a proteggerci e ci aiuti a ravvivare nei membri del nostro istituto lo zelo per la realizzazione coerente e dinamica del particolare carisma affidatoci dal nostro fondatore Beato Bronislao Markievicz. All'inizio di questa celebrazione ho l'onore e il grande piacere di salutare affettuosamente e ringraziare Sua Eccellenza Monsignor Domenico Cornacchia, Vescovo di Molfetta. Eccellenza, la ringrazio per la sua paternità, per la sua benevolenza e disponibilità. La sua presenza richiama la nostra memoria di un grande pastore che era Michele, che il Signore ha voluto con sé, ma la sua presenza spirituale rimane in mezzo a noi, soprattutto in questi giorni di festa. Auguro a lei, Eccellenza, la protezione di San Michele, possa lui accompagnarla sempre nel suo ministero episcopale, che le auguro ancora a lungo e con buoni frutti al servizio della Chiesa di Cristo. Un grazie di cuore anche a tutti i confratelli sacerdoti che sono qui riuniti attorno all'altare del Signore per concelebrare questa particolare divina liturgia. Permettetemi poi di salutare e ringraziare per la fruttuosa collaborazione con il nostro santuario, le autorità civili qui convenute, il signor sindaco di Monte Sant'Angelo, dottor Pierpaolo D'Arienzo, con i rappresentanti della giunta e del consiglio comunale, con il presidente del consiglio, avvocato Giovanni Vergura. Saluto il segretario generale comunale, dottoressa Giuliana Maria Galantino, il presidente del comitato delle feste patronali, dottor Felice Piemontese, e tutti i componenti del comitato che ringrazio per l'impegno profuso nella preparazione della festa patronale. Saluto e ringrazio anche i militari dell'Arma dei Carabinieri di Monte Sant'Angelo, i membri della Polizia Locale di Monte Sant'Angelo con il loro comandante, signora Lina Cotugno. Ringrazio il coro Voci Insieme, guidato dal maestro Falcone. Fra poco, insieme alla tradizionale cera che un tempo era indispensabile per illuminare questa sacra caverna, presenteremo al Signore le nostre suppliche, i nostri desideri, i nostri problemi e i sentimenti più affettuosi di riconoscenza per quanto abbiamo ricevuto grazie all'intercessione di San Michele Arcangelo. L'augurio che faccio a tutti noi e che l'Onnipotente possa accettarli e donare alla città di Monte Sant'Angelo, ai suoi abitanti e a tutti i suoi fedeli dovunque si trovino, alla Santa Chiesa, all'Italia e al mondo intero, quella pace che solo nel suo abbraccio paterno, che non ammette divisioni e distinzioni di nessun genere, si può pienamente godere. Buona celebrazione a tutti e San Michele ci guidi
a rimettere sempre il bene al primo posto nel nostro cuore, nella nostra vita, e assieme a San Michele difendere questo bene con ogni nostro sforzo. Carissimo padre Ladislao, grazie, grazie di vero cuore per queste bellissime parole di accoglienza e di fraternità. Grazie a tutti i confratelli, davvero angeli custodi di questa basilica, ecco, di San Michele Arcangelo qui a Monte Sant'Angelo. Saluto le autorità, il signor sindaco, tutti i convenuti, e quanti ci stanno seguendo dalle loro case, specie le case della sofferenza, case vuote, vuote degli affetti e della presenza dei loro cari. Preghiamo per coloro che più sono nella necessità fisica e morale. Perché il Signore ci renda degni di quanto stiamo celebrando, riconosciamoci bisognosi della Divina Misericordia. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato di pensieri, parole, per mia grandissima colpa, supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Thank you.
Preghiamo. O Signore, che disponi dei tuoi angeli per la nostra salvezza, ti preghiamo di essere difesi dall'arcangelo Michele contro le insidie del diavolo, perché al termine della vita presente siamo ammessi nel regno della luce. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del profeta Daniele. In quel tempo sorgeva Michele, il gran principe, che vigila sui figli del tuo popolo. Vi sarà un tempo di angoscia, come non c'era mai stato dal sorgere delle nazioni fino a quel tempo. In quel tempo sarà salvato il tuo popolo, chiunque si troverà scritto nel libro. Molti di quelli che dormono nella polvere della terra si risveglieranno, gli uni alla vita eterna e gli altri alla vergogna e per l'infamia eterna. I saggi risplenderanno come lo splendore del firmamento. Coloro che avranno indotto molti alla giustizia risplenderanno come le stelle per sempre. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. L'angelo del Signore protegge e libera. L'angelo del Signore protegge e libera. Benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca sempre la sua lode. Io mi glorio nel Signore, ascoltino gli umili e si rallegrino. L'angelo del Signore protegge e libera. Ho cercato il Signore e mi ha risposto, e da ogni timore mi ha liberato. Guardate a Lui e sarete raggianti, non saranno confusi i vostri volti. L'angelo del Signore protegge e libera. L'angelo del Signore si accampa attorno a quelli che lo temono e li salva. Guardate e vedete quanto buono è il Signore. Beato chi in Lui si rifugia. L'angelo del Signore protegge e libera. Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. Scoppiò una guerra nel cielo. Michele e i suoi angeli combattevano contro il drago. Il drago combatteva insieme con i suoi angeli, ma non prevalsero e non ci fu più posto per essi in cielo. Il grande drago, il serpente antico, colui che chiamiamo il diavolo e Satana, e che seduce tutta la terra, fu precipitato sulla terra, e con lui furono precipitati anche i suoi angeli. Allora udii una gran voce che diceva: ora si è compiuta la salvezza, la forza e il regno del nostro Dio e la potenza del suo Cristo, poiché è stato precipitato l'accusatore dei nostri fratelli, colui che li accusava davanti al nostro Dio giorno e notte. Ma essi lo hanno vinto per mezzo del sangue dell'agnello e grazie alla testimonianza del loro martirio, poiché hanno disprezzato la vita fino a morire. Esultate dunque, o cieli, e voi che abitate in essi. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.
Benedite il Signore, voi tutte sue schiere, suoi ministri, che seguite la sua volontà. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, Signore. In quel tempo Gesù espose alla folla un'altra parabola dicendo: il regno dei cieli è simile a un uomo che ha seminato del buon seme nel suo campo, ma mentre tutti dormivano venne il suo nemico, seminò della zizzania in mezzo al grano e se ne andò. Quando poi lo stelo crebbe e fece frutto, spuntò anche la zizzania. Allora i servi andarono dal padrone di casa e gli dissero: Signore, non hai seminato del buon seme nel tuo campo? Da dove viene la zizzania? Ed egli rispose loro: un nemico ha fatto questo. E i servi gli dissero: vuoi che andiamo a raccoglierla? No, rispose, perché non succeda che, raccogliendo la zizzania, con essa sradichiate anche il grano. Lasciate che l'una e l'altro crescano insieme fino alla mietitura, e al momento della mietitura dirò ai mietitori: raccogliete prima la zizzania e legatela in fasci per bruciarla. Il grano invece riponetelo nel mio granaio. Colui che semina il buon seme è il figlio dell'uomo. Il campo è il mondo e il seme buono sono i figli del regno. La zizzania sono i figli del maligno. E il nemico che l'ha seminata è il diavolo. La mietitura è la fine del mondo e i mietitori sono gli angeli. Come dunque si raccoglie la zizzania e la si brucia nel fuoco, così avverrà alla fine del mondo. Il figlio dell'uomo manderà i suoi angeli, i quali raccoglieranno dal suo regno tutti gli scandali e tutti quelli che commettono iniquità, e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti. Allora i giusti splenderanno come il sole nel regno del Padre loro. Chi ha orecchi, ascolti. Parola del Signore. Gloria. Alleluia.
Sia lodato Gesù Cristo. L'angioletto dorme, bellissima. Davvero, sono convinto che i nostri angeli vegliano su di noi e non sono loro a dormire, ma siamo noi, siamo noi. E finché sappiamo che ci sono loro accanto a noi, possiamo dormire tranquillamente. Questo è il messaggio, carissimi, che mi sembra possa toccare il nostro cuore. Nella solennità in cui noi celebriamo i santi arcangeli Michele, Raffaele e Gabriele, in questa grotta abitabile e vivibile anche di sera, di notte, oggi, perché grazie a Dio c'è la corrente, ma un tempo in cui, pensate, ad illuminare questa grotta era solo la fiamma della fede dei nostri cari che ci hanno preceduti. Guardate a Lui e sarete raggianti. Ci è stato detto proprio con le parole del Salmo. Guardate a Lui e sarete raggianti. Sarete luminosi, come la luna che non risplende di luce propria, ma di luce riflessa. Questo mi pare davvero il monito, l'esortazione dei nostri santi arcangeli. Pensare che ci troviamo in questo luogo santo, nel quale oltre 15 secoli fa ci sono state delle ripetute apparizioni di questo messaggero divino per esortare i fedeli e il mondo a guardare a Lui, al Signore, all'eterna luce. Oggi più che mai noi siamo esortati a volgere il nostro sguardo, i nostri animi, la nostra voce verso il Signore. Quando noi cioè siamo assai provati, e non solo dalla pandemia, ma siamo quasi soffocati come il buon grano è soffocato dalla zizzania. Quanti tra noi vorrebbero fare immediatamente giustizia, fare un po' di pulizia nel mondo? Quante volte noi ci arroghiamo il ruolo di coloro che non fanno giustizia, ma giustiziano, e che è diverso. Giustiziare significa annientare, quindi cancellare dalla faccia della terra. Incredibile, ma è cronaca di questi giorni scorsi sentire che chi sbaglia deve essere portato alla gogna, chi sottrae qualcosa gli deve essere amputata la mano. Incredibile, chi compie qualcosa forse anche in buona fede non ha più diritto di vivere. Ma chi siamo noi per arrogarci questo diritto del sì o del no alla vita? È bellissima questa parabola che l'Evangelista Matteo ci riporta, raccontata dal Signore Gesù. La parabola di quel padrone che esorta i suoi operai ad andare a seminare il buon seme, ma di notte, mentre tutti dormivano, il nemico semina invece la zizzania.
ci ricordiamo un'altra parabola in cui si dice pure che le vergini tutte dormirono, si assopirono tutte, però a mezzanotte, vale a dire nel momento in cui si è più lontani dal sorgere della luce, quindi potremmo dire nel momento più buio della vita, ecco che arriva la luce, arriva lo sposo. È bellissimo questo, carissimi. A mezzanotte il nemico si leva per farci del male, ma la misericordia divina è ancora più grande. Quasi spegne l'ardore di quei zelanti operai che vorrebbero immediatamente separare il bene dal male, annientare il male pensando che il bene poi avrebbe prosperato. Ma nella nostra vita, la nostra vita personale, noi la possiamo simboleggiare, paragonare proprio a queste due anime, positiva e negativa, di luce e di tenebre. Non parliamo di noi e degli altri, ma solo di noi. Quante volte noi, vale a dire, riusciamo a fare del bene, e nel medesimo tempo, quante volte noi mescoliamo il bene con il male. Facciamo insieme opere buone, ma tante altre volte quelle altre. E allora penso che quest'oggi e questa sera, in modo particolare, noi dobbiamo chiedere al buon Dio esattamente questa sapienza del cuore, di non essere frettolosi, di non essere precipitosi, ma di essere pazienti come lo è il Signore con noi. Vi ricordate un'altra parabola del Vangelo in cui il Signore, ecco, racconta che mentre andava con i suoi discepoli vide un albero che non portava frutti. Una parabola, no? Ebbene, il Signore, il padrone di quella vigna, di quel terreno, disse ai servi: tagliatelo, tagliatelo, perché deve occupare il posto senza essere fruttifero in quel campo, in quel terreno. Altre piante forse sarebbero molto più generose di quell'albero. Ed è bellissima l'intercessione di quegli operai presso il padrone di quel terreno, e richiedono ancora di pazientare, di avere ancora un po' di tolleranza, e gli dicono: lo poteremo, lo zapperemo, lo concimeremo, lo proteggeremo, se proprio poi non sarà generoso di frutti, allora sì che lo potrai tagliare. Miei cari, questo è il messaggio divino che il Signore oggi conferisce a ciascuno di noi, di non ritenerci mai fuori causa, cioè di non ritenerci mai perduti, di non rassegnarci troppo facilmente. Chi ha fede, chi crede nel buon Dio, non deve mai poter dire quella parola ormai. Ormai non esiste per chi ha fede in Dio. Uscendo di qua, e ogni giorno direi, noi dobbiamo alimentare invece la fiaccola della nostra fede con tanti atti di fiducia nel Signore. Guardate a Lui e sarete raggianti, sarete luminosi, vale a dire che anche gli altri che sono intorno a noi devono poter camminare sicuri, senza tentennamenti, senza la paura dello smarrimento. Gli angeli e gli arcangeli, dice il Signore,
sono stati collocati sul nostro cammino e direi come dei fari luminosi, perché illuminino giusto giusto quel tratto che noi stiamo percorrendo. Quando noi siamo alla guida di una vettura nottetempo, la luce dei fari ci consente di andare spediti, sicuri, ma 100 metri per 100 metri non sono capaci di illuminare un chilometro in un istante, ma un po' per volta sì, un po' per volta anche lunghi tragitti, anche quelli impervi, anche quei difficili, anche quelli che noi non conosciamo. Miei cari, è questo ciò che noi dobbiamo chiedere oggi al Signore. Non il dono della preveggenza, della profezia, come se dobbiamo ipotecare il nostro futuro, ma chiediamo al Signore di fare bene, il bene ogni giorno, ogni giorno. Le lunghe distanze hanno tutte inizio nel primo passo. Se noi non incominciamo, non arriveremo mai a destinazione. Cominciamo, però lasciandoci aiutare, lasciandoci consigliare, guardando a qualche luce che il Signore ha collocato sul nostro cammino. Quante volte noi diciamo: ho parlato con quella persona, ho parlato con quel sacerdote, con quella mamma, con quel papà. Sono stati degli angeli per noi, è vero? Chi consiglia il bene, chi aiuta a fare del bene, certo che è un angelo. E noi dobbiamo candidarci ad essere tali. Noi dobbiamo essere gli uni per gli altri come una fonte luminosa, una fonte luminosa. E noi dobbiamo risplendere, sì, di luce riflessa, ma la luce vera deve venire di qua, dal cuore, dai sentimenti, da un animo retto, da un animo paziente, umile, misericordioso. Magari nelle nostre famiglie, nei nostri posti di lavoro, nei nostri caseggiati, dobbiamo far convivere il buon grano anche con la zizzania. Ma state tranquilli che il grano buono non diventerà mai zizzania. Eppure il Signore perché chiede di far crescere insieme l'una e l'altra? Quasi quasi immagina che anche la zizzania possa diventare buon grano. Ed è così. Quanti si sorprendono perché a un certo punto della vita sono capaci di dare una svolta al loro modo di vivere? È vero, no? Ne conosciamo tanti. Chi l'avrebbe detto, diciamo noi? Ma chi l'avrebbe detto? Ecco, allora, questa sorpresa facciamo che la dicono gli altri di noi stessi, di noi stessi. Vale a dire, cominciamo a cambiare noi se vogliamo che lo facciano anche gli altri. L'Arcangelo Michele significa chi come Dio? Cioè, vale a dire, ma avete ancora qualche dubbio che possa esserci un altro più potente, più grande di Dio stesso? No. Affidiamoci al Signore. Fidiamoci del buon Dio. Guardiamo a Lui, ma con occhio puro, con occhio sereno, perché se il nostro occhio è torbido, vedremo intorbidite le cose e le persone che ci circondano. Se il nostro occhio è sereno, se il nostro occhio è puro, tali
ci sembreranno le persone e le cose intorno a noi. E infine, io sono convinto che il vero collirio, come dice il libro dell'Apocalisse, il vero collirio per i nostri occhi è la carità, è l'amore, è la benevolenza, è la capacità di sopportare anche qualcosa di grosso, di pesante. Voi sapete, ecco, padre Ladislao ha detto che io sono indegno vescovo di quella diocesi dove è stata servita questa diocesi dal servo di Dio Don Tonino Bello, il quale, come simbolo del suo episcopato, sapete, ogni vescovo deve scegliersi un motto, un simbolo, ecco, non so, qualcosa che lo distingua dagli altri. Lui l'ha copiato dall'architrave del municipio del suo paesino, dove è nato. Ebbene, anche lì, che cosa c'è? Una croce con due ali alla base. E Don Tonino diceva, vedete, ognuno di noi ha la sua croce, ognuno di noi. Tante volte noi chiamiamo croce anche ciò che croce non è assolutamente. Quante volte noi sentiamo le mamme, chi è la croce per te? Voi pensate il marito? No, no, il marito no. Sono i figli. E dice, quante è pesante quella croce. E forse anche il marito, ma anche le mogli tante volte sono, no? Non lo diciamo. Don Tonino ebbe questa intuizione. Diceva, mettiamo le ali alla croce e la croce vola. Questo è l'augurio che faccio, miei cari. Mettiamo le ali alla nostra croce, ovvero al dovere di fare del bene, al dovere di usare misericordia, di usare pietà, di avere pazienza con tutti. San Francesco di Sales, un dottore della Chiesa, morto nel 1622, diceva che una goccia di miele è capace di attirare più mosche di un barile di aceto. Dottore della Chiesa, cioè, vale a dire, un gesto buono, un gesto di carità, di bontà vera, costruisce più di tante imprecazioni. E io ricordo che anche Sua Santità Benedetto XVI diceva esattamente questo, che chi va verso gli uomini non si allontana mai da Dio. Chi va verso gli uomini quotidianamente non si allontana mai da Dio. Ecco la nostra missione, di essere gli uni per gli altri come degli angeli, degli arcangeli. Andiamo verso gli uomini, verso il nostro prossimo. Non ci allontaneremo mai da Dio, anzi, da Dio prendiamo tutta quella riserva che dobbiamo dispensare nella nostra quotidianità, e così sia. Auguri a tutti. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo,
unigenito figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, Dio vero da Dio, generato per mezzo di Lui tutte le cose, per noi uomini e per la nostra salvezza. Fu crocifisso per noi sotto il nostro peccato, morì e fu sepolto, il terzo giorno risuscitato secondo le scritture, e salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno. E dalla vita procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è la casa di un'unità, è adorato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica apostolica, professo un solo credo per il Signore di un'unità. Aspetto la risposta. Fratelli e sorelle, riunite insieme nella celebrazione della solenne memoria di San Michele Arcangelo e di tutti gli spiriti celesti, forti della loro intercessione presso Dio per il suo popolo, cui non cessano mai di venire in aiuto, preghiamo insieme, diciamo: ascoltaci, o Signore. Perché Maria Santissima, Madre nostra e Regina degli Angeli, rimuova le tenebre dell'errore e dei vizi che offendono il mondo moderno e affretti, nella luce degli ideali del Vangelo, la promessa di una nuova era di pace cristiana. Preghiamo. Per la Santa Chiesa di Dio, perché sia difesa dagli assalti dei suoi nemici e sia liberata dagli scandali dei suoi figli, e perché il popolo di Dio si tenga sempre più fermo nella credenza dei suoi dogmi e nella fedele osservanza dei suoi precetti. Preghiamo. Per i fanciulli e le fanciulle, affinché per l'intercessione dei santi angeli siano protetti contro gli scandali e la corruzione. Preghiamo. Per questa nostra comunità, per i nostri cari e per quelli che si raccomandano alle nostre preghiere, perché, preservati con la protezione degli angeli da pubbliche calamità e da ogni altro male dell'anima e del corpo, possiamo dedicarci più liberamente al servizio di Dio. Preghiamo. Per il Vescovo Domenico e per tutti i Vescovi e i ministri delle comunità ecclesiali, perché siano sostenuti dalla fedeltà del Signore nel compito di guidare e custodire il cammino del popolo di Dio nell'amore e nella verità. Preghiamo. Per i nostri cari defunti e per tutte le anime sante del purgatorio, affinché il più presto possibile volino in cielo in compagnia degli angeli nel regno della beatitudine e della pace. Preghiamo. Tu sei Dio e vive e regni nei secoli dei secoli. Amen. Thank you.
benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, per la tua bontà abbiamo ricevuto questa parola. Presente con te perché diventa. Benedetto nei secoli, Signore. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questa parola. Preghiamo, fratelli e sorelle, perché questo nostro sacrificio e la nostra vita diventino un'offerta gradita a Dio che è Padre onnipotente. Ti siano graditi, oh Signore, i doni che ti offriamo in questa solennità del tuo beato arcangelo Michele, e diventino per noi sorgente di misericordia e di salvezza, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Innalziamo i nostri cuori, sono al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio, è cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo. A te, Signore, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Noi proclamiamo la tua gloria che risplende negli angeli e negli arcangeli, onorando questi tuoi messaggeri, esultiamo la tua bontà infinita. Negli spiriti beati tu ci riveli quanto sei grande e amabile, al di sopra di ogni creatura, per Cristo Signore nostro. Per mezzo di Lui le moltitudini degli angeli celebrano la tua grandezza e le nostre voci si uniscono in adorazione al loro inno di lode. Sanctus, Sanctus, Sanctus.
Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti nella remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Franco, il Vescovo Domenico, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, San Michele Arcangelo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito del Signore Gesù, illuminati dalla sapienza del Vangelo, diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, sia fatta la tua volontà, come in cielo. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre, liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento,
nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donare unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiatevi un segno di pace. Comunione con il tuo corpo e il tuo sangue, Signore Gesù Cristo, non diventi per noi giudizio di condanna, ma per tua misericordia sia rimedio e difesa dell'anima e del corpo. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
Preghiamo. Fortifica, oh Dio, il nostro spirito con la potenza misteriosa del pane eucaristico e fa che, sostenuti dal tuo beato arcangelo Michele, avanziamo con un rinnovato vigore nella via della salvezza, per Cristo nostro Signore. Amen. Eccellenza Reverendissima, signor Sindaco, signor Presidente del Consiglio Comunale, signor Comandante della Polizia Locale, autorità militari, civili, religiose, pellegrini, cittadini. Anche quest'anno siamo qui per onorare il nostro Santo Patrono, per rendere grazie a San Michele Arcangelo, attraverso il quale l'attività di tutto il Comitato Festa Patronale, che per il quinto anno mi onoro di guidare, rende le sue attività in onore della città, ma soprattutto in onore del santuario. Senza il santuario, senza San Michele Arcangelo, tutta la nostra attività sarebbe inutile, vana. E quindi veramente di cuore l'augurio che sia veramente una festa patronale per tutti, soprattutto dopo quello che è stato l'ultimo anno, gli ultimi mesi che ci hanno provato in qualche modo. L'attività di questo comitato ha sempre seguito un po' tre parole chiave. La prima, quella dell'impegno di un gruppo di ragazzi e ragazze che volontariamente ogni anno si mette a disposizione per la comunità e lo fa in modo disinvolto, in modo gratuito, in modo da poter dare un sorriso un po' a tutti i nostri abitanti, a tutti i cittadini di Monte. La seconda parola è senso di appartenenza di un gruppo che ha deciso di restare in questa città, di restare in questa terra e di non andare altrove. Senso di appartenenza di un gruppo che ha deciso di credere, di investire e di continuare a restare qui a Monte Sant'Angelo. E l'ultima parola che guida un po' l'attività di tutto il comitato è quella della responsabilità. Responsabilità delle nostre azioni, responsabilità di quelli che sono i nostri pensieri, responsabilità a volte, nella buona fede, anche di quelle che spesso possono essere le nostre omissioni, le nostre colpe, che ovviamente, come tutti gli uomini, anche noi diciamo a volte sbagliamo. E ne assumiamo le nostre responsabilità. Grazie Padre Ladislao, perché al termine di questi 5 anni hai rappresentato sicuramente una guida senza il quale questo comitato non avrebbe fatto e non farebbe in questi giorni tutto ciò che ha fatto. Grazie perché, caro Padre Ladislao, che sei sempre stato il nostro presidente onorario di questo comitato, ci hai permesso e hai permesso a tutta la città, soprattutto l'anno scorso, soprattutto quest'anno, di portare in qualche modo il santuario fuori dal santuario, di portarlo in piazza, per far sì che appunto l'attività del comitato non è solo un'attività di concerti, di musica o di altro, ma è anche un'attività soprattutto anche religiosa. Lo dicevo all'inizio, senza San Michele, senza la devozione che abbiamo verso il nostro Santo Patrono, la nostra attività non avrebbe senso. E infine, signor Sindaco, caro Pierpaolo, queste tre parole in qualche modo rappresentano anche il tuo operato per questa città, che hai sempre lasciato carta bianca all'attività di questo comitato. È un comitato fatto da tanti giovani, soprattutto da persone con qualche anno di esperienza in più di me, ma soprattutto da tanti giovani, da Luigi, da Michele, da Felicia, da Francesco, da Antonio, da Bernardo, da Pasquale,
da Michela, da tanti nomi. E queste parole, l'impegno che tu rivesti per la nostra città, il senso di appartenenza che anche tu hai per la nostra città e la responsabilità che tu metti nelle tue azioni per questa città, spesso ti fanno vivere, ecco, come diceva Sua Eccellenza, una croce. È una croce apparente, perché è una croce che non porterai mai da solo, ma porterai soprattutto con le spalle e con le gambe di tutti questi ragazzi del comitato. Buona festa patronale a tutti. Arcangelo Michele, santo protettore di questa montagna, che la tua presenza ha reso sacra, ci ritroviamo oggi uniti in nome tuo per ringraziarti e donarti la cera, la luce umana, una luce che risplende nella grotta che tu hai consacrato e che ti doniamo con fede, umiltà e devozione. La terribile pandemia che ha scosso il mondo intero non ci consente ancora di ritornare a quella vita in cui tutto era bello, anche se forse non lo sapevamo. Ma ciò nonostante, siamo qui per te, perché dove c'è la fede, dove c'è la speranza, lì sei anche tu, tra di noi, tra quel popolo che tu hai scelto, tra i tuoi devoti che in te confidano e sperano, che a te affidano le proprie preghiere, i propri affetti, la propria vita. A te anch'io ogni giorno affido le mie preghiere, Arcangelo Michele, affinché le tue ali possano proteggere i miei concittadini, che sono onorato di rappresentare da quasi 5 anni. A te affido ogni giorno anche la protezione dei miei figli, dei miei affetti, perché anche un padre alle volte sente il bisogno di una guida. A te ogni giorno affido la nostra azione amministrativa, affinché con la tua spada possa indicarci sempre la via giusta. A te mi rivolgo quando la mia vita da sindaco mi pone alle volte di fronte alla cattiveria umana che con le minacce e la paura tenta di piegarmi. In quei momenti così difficili cerco consolazione e forza in te, pensando alla tua missione, la vittoria del bene sul male. È così che provo a farmi forza, è così che continuo a portare avanti le nostre battaglie per provare nel mio piccolo a liberare questa terra, la tua terra, da quell'odioso cancro che cerca di prendersi tutto e tutti. Continua, Arcangelo Michele, a infondermi quella forza per essere al servizio della comunità con coraggio e determinazione, anche quando la paura mi assale, anche quando penso di non farcela. Resta a fianco a me, a noi, ogni giorno. Proteggi e resta al fianco di tutti noi devoti che oggi siamo qui per dirti grazie, perché è la tua celeste presenza che ha dato vita alla nostra città, Monte Sant'Angelo. 3 volte sei apparso su questa montagna per portare il tuo messaggio di fede e speranza e aprire il cuore degli uomini alla parola di Dio. La 4ª per liberarci.
In questo luogo dunque, dove prima non c'era nulla, è arrivato Dio in forma d'angelo. Da allora nacque il culto dell'Arcangelo Michele sul Monte Gargano e in Europa è con esso il luogo del culto, il nostro santuario, oggi patrimonio mondiale dell'umanità tutelato dall'UNESCO. E fu così che arrivarono anche gli uomini, e fu così che il nostro santuario divenne meta ininterrotta di pellegrinaggi da più di 1500 anni. Papi, santi, re, imperatori, pellegrini in cerca di conforto e di perdono, longobardi, bizantini, normanni, svevi, angioini, aragonesi, si susseguirono su questa montagna e in tuo nome eressero senza distruggere questo santuario che oggi con tanto orgoglio promuoviamo nel mondo. Un santuario scavato nel ventre della roccia, custodito con generosità e grande cura da 25 anni dai padri micheliti, guidati dalla saggezza di padre Ladislao Suchi, che ringrazio a nome dell'intera comunità. Oggi, Arcangelo Michele, voglio ringraziarti anche per averci donato la presenza tanto cara di Monsignor Domenico Cornacchia, vescovo di Molfetta. Un caloroso saluto e ringraziamento ai meravigliosi ragazzi del Comitato Festa Patronale, al presidente Felice Piemontese, che anche quest'anno, seppur con le limitazioni dovute al Covid, con grande impegno hanno assicurato a noi tutti una bella festa ricca di eventi. Consentitemi infine